forza di Milano. È difficile fermare la dimensione unitaria di Milano. Qui ci si mette in questa città sempre tutti d'accordo quando bisogna fare il bene ai cittadini, e questo è il bene ai cittadini. Quindi io sono molto contento. In particolare, permettetemi di dire, ho visto 4 anni fa, non c'erano ancora lavori, lo stato delle cose, e oggi sono entrato, sono veramente impazzito dalla gioia e del piacere in questa coniugazione tra la tradizione, la storia, la cultura e la contemporaneità, che è la cifra di Milano, perché questo è, da tutte le nostre rilevazioni che facciamo anche ascoltando i turisti, quello che piace di Milano. A Milano si vede l'arte, la storia, che rimando ai tanti secoli della nostra storia, ma c'è questa freschezza e questa contemporaneità che è molto molto attrattiva. Un altro passo avanti verso la grande Brera. Milano in questi anni, anche in quest'ultimo anno, ha vissuto un grande risveglio anche dal punto di vista culturale, molti visitatori. Sì, questo è uno spazio veramente molto particolare, a me piace da impazzire. L'avevo visto 4 anni fa, prima che i lavori ripartissero, e stamattina sono rimasto sorpreso. Mi piace molto perché è un mix di tradizioni, di cultura, ma quel tocco di contemporaneità che è la caratteristica di Milano. Poi importante per la Grande Brera in sé, e perché ormai tra Piazza del Duomo, quindi Palazzo del Reale, Museo del Novecento, Piazza della Scala, Gallerie, Pol di Pezzoli, fino ad arrivare qua, è un percorso museale incredibile. Ci vogliono 2 giorni per vedere tutto. Secondo me è ancora effetto Expo oppure c'è qualcosa di più? No, c'è qualcosa di più. Diciamo che l'Expo è stato il volano ed è stato un po' anche l'attivatore di tante energie. Ora è una Milano che non vuole fermarsi, in cui tutti fanno la loro parte, cerchiamo appunto di... La politica deve aiutare in questo accompagnamento, perché la nostra forza ormai è acclarata, è nel cambiamento e nella partecipazione.